questo applauso di incoraggiamento con Ivo, stavamo aspettando, quindi siamo pronti. Buonasera, benvenuti a tutti. È un'occasione importante questa per la Biennale di Venezia. Infatti questa sera celebriamo un evento di grande significato, un evento che riguarda una grandissima artista, Pina Bausch, cui su proposta del direttore della Biennale Danza, il Consiglio di Amministrazione della Biennale ha deciso di dare il Leone d'Oro alla carriera. Dicevo che è un'occasione importante per la Biennale, perché nel premiare con questo riconoscimento un'artista così significativa, così importante, che come dice giustamente Isma e Livo ha cambiato la storia della danza ai nostri tempi, la Biennale conferma la sua vocazione, la sua missione di punto di riferimento nel mondo del contemporaneo e anche quindi nel mondo della danza. Io non vi dico nulla di Pina Bausch perché è talmente nota e famosa e che ogni parola non riuscirebbe ad esprimere il suo valore. Voglio però solo ricordare che il rapporto fra Pina Bausch e la Biennale, il rapporto fra Pina Bausch e la città di Venezia non è nuovo e ha avuto un esordio, una consacrazione particolarmente significativa e importante nel 1985, quando Pina Bausch fu alla Biennale con la direzione del settore allora affidata a Quadri, che è qui con noi, cui do il benvenuto e che ringrazio per essere intervenuto a questa cerimonia così significativa. E continua il rapporto di Pina Bausch con la Biennale, non solo perché oggi celebriamo il Leone d'Oro, ma anche perché Pina Bausch nel ricevere il Leone d'Oro alla carriera testimonia come questa carriera sia ancora in pieno, pienissimo svolgimento, tant'è che pochi giorni ormai, poche settimane, sarà di nuovo qui a Venezia, ospite della Fenice, e ringrazio il sovrintendente Vianello per essere anche lui qui con noi questa sera, e ritornando quindi un'altra volta nella nostra città con il suo lavoro, con la sua opera, col suo talento. Bene, prima di leggervi la motivazione che sottostà al conferimento di questo Leone d'Oro, vorrei dare la parola a Isma Livo, che, come dicevo poc'anzi, è il nostro direttore del settore danza della Biennale, che conclude con quest'anno un ciclo triennale di intenso lavoro e credo anche di grande successo in questa disciplina, che ha proposto Pina Bausch per l'assegnazione del Leone d'Oro e che quindi vorrà dirci alcune cose. Grazie. Como ha parlato già il nostro presidente David Croft, la importanza della figura, del lavoro, del genio Pina Bausch è saputo di tutti noi. Ancora una volta dire che oggi già non si può pensare nella storia della danza senza il lavoro, la dedicazione, il coraggio di una creatura come Pina Bausch. Voglio ringraziare la presenza anche del direttore della Fenice, Mr. Vianello, la collaborazione del Festival della Biennale che fa insieme con la Fenice, la presenza del signor Quadri che ha portato la prima volta la Pina Bausch qui dentro del Festival della Biennale, la presenza del signor
direttore del settore del teatro, Mr. Scaparro, che è stato la persona che ha fatto la prima creazione di Pina Bausch in Italia, Roma, il spettacolo Roma. Grazie per venire con noi questa sera per celebrare il lavoro, il genio, l'spirito creativo di Pina Bausch. Voi sapete tutto l'importanza del lavoro, il cambiamento di estetica, di come portare l'idea, l'spirito della danza di un'altra forma. Io penso che il lavoro di Pina Bausch ha portato in la danza le più meglio di umanità che c'è tra noi. Un lavoro che più della perfezione, della estetica, del virtuosismo, ha portato per noi essa essenza umana, l'emozione di essere umano con tutta nostra contraddizione di non essere infortunatamente perfetto, ma con poesia, con spirito, con creatività. E questa è la ragione perché lei ha cambiato la storia di come portare un'idea, un corpo, un movimento sul palco scenico. Io mi ricordo la prima volta, quando ancora non era uscito di Brasile, io ho visto un spettacolo negli anni 70, era Café Müller di Pina Bausch, Teatro Municipale di São Paulo. Io lì guardavo questo spettacolo e Pina Bausch è anche lì sul palco scenico, e un momento Pina camminava. Io ho guardato e detto, ma Dio mio, questa non cammina, vola. Sta volando. Ma era un rapporto per me tão intimo, perché, bueno, io nato in questo Brasile, no? Questo mondo di realismo magico, di García Márquez e tutta questa storia di un altro corpo, un'altra realtà, un'altra forma di comunicare il corpo con un'altra dimensione. E mi è sembrato un po' come un conto di Isabel Allende, La Casa degli Spiriti. Io dico, oh Dio, io posso capire che questa linguaggio è magica, è essenziale. Era un'esperienza mistica, senza logica. Era godere un senso di confusa felicità. Si rende più umano in questi momenti. Bueno, e tutto lo sa la storia della Pina Bausch con la collaborazione con Federico Fellini e La Nave Va, l'apertura di Parla con Lei di Pedro Almodovar, con Café Müller, con Mazurka Fuoco, il spettacolo Vari, Palermo, è tanta cosa che lei ha creato. Una volta io stato con piacere trovare personalmente Rainer Müller, il grande scrittore di teatro. E la prima cosa che Rainer Müller mi ha detto, quando sapeva che io era ballerina e coreografa, sì, la persona che admiro più in questo mondo, in questo momento della creazione artistica, è Pina Bausch. Perché lei sta cambiando la forma di vedere il corpo, il teatro, l'arte e il palco scenico. Questo neo-espressionismo di una poetessa della danza. Voglio ricordare un piccolo poema di una scrittora brasiliana che si chiama Cecília Meirelles e attribuire questo poema, piccolo poema, a lavoro, come lo sinto io, il lavoro di Pina Bausch. Cecília Meirelles disse, io ballo perché l'istante è presente, esiste. E la mia vita non sta completa. Non sono allegre, non sono triste, sono poeta. Grazie Pina Bausch.
Grazie, grazie Ismael, non solo per la proposta che ci hai fatto, ma per l'entusiasmo con cui l'hai fatta e per la passione che metti nel tuo lavoro. E devo dire che questo è stato uno degli elementi caratteristici della tua presenza alla Biennale di Venezia, che fra l'altro ti ha consentito di imparare uno splendido italiano, quindi è un altro elemento positivo. Bene, ci è sembrato giusto che il Leone d'Oro fosse consegnato a Pina Bausch da Franco Quadri, ed è per questo che lo invito al microfono perché possa dirci due parole prima di procedere alla cerimonia della presentazione del Leone d'Oro. Scusatemi, ma sono un po' emozionato. Leggerò due righe. È dalla metà degli anni 70, quando si presentò con tante altre glorie della scena al Festival di Nancy, che Pina Bausch è Pina Bausch, non semplicemente una danzatrice, una coreografa o un genio del costume, ma una grande attrice che illumina un'epoca. A Nancy era apparsa con Le Sacre du Printemps e con i Sette Peccati Capitali, vale a dire con Stravinsky e con Brecht, ma ci sarebbe tornata di lì a poco, un paio d'anni dopo, con un capolavoro assoluto e tutto suo, in cui recitava anche se stessa. Alludo a Café Müller, storia di un inseguimento, di un amore tra una foresta di sedie e ricordo del suo compagno scomparso, Rolf Borzig, che ne era stato l'interprete. E da quel momento, per certi osservatori di teatro come me, Pina fu una stella fissa, in grado di recitare un giorno con Fellini, di allagare la scena, di portarci un piccolo ippopotamo, di dar vita a complessi di danzatori mirabili e diversi perché completi, di presentare spettacoli destinati a durare in eterno come Contact Off, con cui debuttò alla Scala e debuttò anche alla Fenice e dappertutto, per ritornare a ricrearlo nel nuovo millennio con una compagnia over 60. Ma negli 80s, con la compagnia, la Bausch svolge le volute avvolgenti la compagnia svolge le volute avvolgenti inesorabili del passo Bausch anche tra i Nelken, Garofani, o sul Prato Verde di 1980. E allora il sottoscritto, che era a quel tempo direttore della Biennale Teatro, si associò al Teatro della Fenice per montare una rassegna Bausch del Tanztheater di Wuppertal con 8 spettacoli replicati a teatri esauriti per 2 mesi. E dopo di allora venne il Victor dedicato a Roma su un'idea di Maurizio Scaparro. Sono seguiti molti spettacoli sulle città, una rete d'arte e di suoni, degli studi di costume, di cui presto alla Fenice vedremo Agua, che è uno spettacolo dal Brasile di cui già ci è stato detto. In questo discorso per un teatro di tutti i paesi e per tutte le età, un gran teatro del mondo per un artista che ringraziamo per le emozioni che ci ha dato e per le molte vite che ci ha fatto rivivere. Grazie Pina.
Bene, adesso leggiamo la motivazione dell'assegnazione del Leone d'Oro a Pina Bausch. Pina Bausch è un artista che ha segnato una nuova via originale all'espressione scenica del corpo danzante e parlante, influenzando non soltanto la danza contemporanea, ma anche le arti ad essa contigue, mutando negli orizzonti. La Bausch è una coreografa che ha innovato il teatro, rendendolo più che mai fisico e musicandone la drammaturgia. Una regista che ha firmato montaggi sapienti di passi, suoni e testi per raccontare con la danza storie di persone, di individui, di vite, raggiungendo un pubblico tanto numeroso e vario come la danza non aveva mai incontrato prima. Pina Bausch is an artist who has traced out a new original way forward for the expressiveness of the dancing and speaking body in the theater, influencing not only contemporary dance, but also the arts contiguous to it, changing their horizons. Bausch is also a choreographer who has introduced innovation into theater, making it more physical than ever and adding music to drama. A director who has been responsible for skillful assemblies of steps, sounds, and texts to narrate the stories of people, individuals' lives through dance, reaching as broad a public as it is numerous, such as dance had never before attracted. Pina Bausch. I am deeply touched and proud to be honored with the Golden Lion Award of the Dance Biennale here in Venice. I received this award fully aware of how much the dance theater owes to your country. Sono commossa e orgogliosa di avere l'onore di ricevere il Leone d'Oro dalla Biennale Danza qui a Venezia. Ricevo questo premio conscia di quanto il Tanztheater debba al vostro paese. Each of our many, many performances in Italy, whether in the north or the south of the country, whether in Parma, Venice, Milan, Turin, Bologna, Genoa, in and around Rome, Naples or Palermo, has enriched us with extraordinary and deep friendships, together with unforgettable memories, which have
engraved themselves into our hearts. Ciascuna delle nostre numerosissime performance in Italia, nel nord e al sud del paese, a Parma, Venezia, Milano, Torino, Bologna, Genova, a Roma e dintorni, Napoli o Palermo, ci ha arricchito con amicizie straordinarie e profonde, insieme a dei ricordi indimenticabili che si sono scolpiti nei nostri cuori. Each stay in your country gave us new impressions and insights, and it was a true source of inspiration. It is definitely not by chance that Italy happened to be the country where I found a new approach of my work. In cooperation with the Teatro Argentina in Rome, we created the piece Victor, which was born out of insights and experiences which we got during our stay in Rome. That was in 1986. This research period was of essential importance to me for the further development of my work. I would even say of vital importance. Ogni soggiorno nel vostro paese ci ha dato nuove impressioni e nuove sensazioni ed è stata una vera fonte di ispirazione. Non è un caso che l'Italia sia il paese in cui ho trovato un nuovo approccio al mio lavoro. In cooperazione con il Teatro Argentina a Roma abbiamo creato il pezzo Victor, che è nato da sensazioni ed esperienze fatte durante il nostro soggiorno a Roma. Era nel 1986. Questo periodo di ricerca è stato di importanza essenziale per me, per l'ulteriore sviluppo del mio lavoro. Direi di importanza vitale. From then on, most of my pieces have their roots in the confrontation and direct contact with the cultures and the people of the hosting countries. Da allora in poi, la maggior parte dei miei pezzi trovano le loro radici nel confronto e nel contatto diretto con le culture e la gente dei paesi che ci ospitano. Dance is an universal language, a language that is understood everywhere in the world. It is a treasure box of knowledge of foreign and unknown customs, music, habits, which we try to express in our pieces, in our dance, to share with everybody. La danza è un linguaggio universale, un linguaggio compreso ovunque nel mondo. È uno scrigno di conoscenza, di abitudini, musica, costumi, sconosciuti e stranieri, che cerchiamo di esprimere nei nostri pezzi, nella nostra danza, per condividerli con tutti. Here in Venice, in 1992, we were invited to perform Victor, our first co-production with Italy. But already many years before, we were invited to this unique city, this city of glorious architecture, art and culture, with its dance, music and theater biennale. That was in 1981. We performed Contacto and 2 years later, Nelken. In 1985, it's hard to believe, we were given the wonderful chance to presenting 8 different pieces out of our repertory. Blaubart, Café Müller, Sacre, Gebirge, Contacto, 1980, Bandagnon and Tosen. That was for all of us the fulfillment of a dream and remains unforgettable. Qui a Venezia siamo stati invitati nel 1992 a eseguire Victor, la nostra prima coproduzione con l'Italia. Ma già molti anni prima eravamo stati invitati in questa città unica, questa città di architettura gloriosa, di arte e di cultura, con la sua biennale Danza, Musica e Teatro. Era nell'81, abbiamo eseguito Contact Off e 2 anni più tardi Nelken. Nell'85, ed è difficile da crederlo, ci è stata data l'occasione eccezionale di presentare 7 diversi pezzi del nostro repertorio. Blaubart, Café Müller, Sacre, Gebirge, Contact Off, 1980, Bandoneon e Todsünden. E per tutti noi questa è stata la realizzazione di un sogno e rimane ancora adesso indimenticabile. And lately, in 2004, after the terrible fire and the overwhelming reconstruction of the Teatro La Venice, we performed Für die Kinder von gestern, heute und morgen. It made us so happy and so touched to be part of the first season after the reopening of this magnificent house full of great and long tradition. And so, in a few weeks, we will be here again with our piece Victor. We are all excited and full of joy
to spend another week here in this beautiful city. I want to thank you from the bottom of my heart for the great honor which you have given to me and to everybody of the Tanztheater Wuppertal. E in seguito, nel 2004, dopo il terribile incendio e la ricostruzione stupefacente del Teatro La Fenice, abbiamo eseguito Für die Kinder von gestern, heute und morgen. Ci ha reso felici e ci ha commosso far parte della prima stagione dopo la riapertura di questo edificio fantastico con una tradizione così lunga e così magnifica. E tra poche settimane saremo qui di nuovo con il nostro pezzo Agua. Siamo tutti eccitati e pieni di gioia per la possibilità di trascorrere qui un'altra settimana. Voglio ringraziare tutti dal profondo del mio cuore per il grande onore che avete dato a me e a tutti quelli del Tanztheater Wuppertal. Grazie.